Allora ragazzi, qui è Delta 28 e siamo su Mortal Kombat Project. È praticamente un progetto, appunto, gioco di parole, fatto da fan. È un gioco abbastanza sfizioso su Mortal Kombat, sullo stile vintage, classico, quindi pixelato, e questi sono tutti i personaggi. Attenzione, specifichiamo, se notate molti sono gli stessi. Perché volevo fare questo gioco? Perché volevo riportare il vecchio Mortal Kombat, che non saprò sicuramente giocare, perché è la versione vintage, originale, quindi tasti molto diversi. Però questi fan hanno realizzato questo gioco con tutti i personaggi, alcuni ovviamente gli stessi, con gli aspetti anche estetici alternativi, o che comunque sono stati fatti nelle versioni dei giochi di Mortal Kombat. Partiamo da, vi faccio vedere brevemente o comunque una parte di personaggi, poi ci giochiamo e vi spiego cose fino ad arrivare anche alla spiegazione che personaggi ci saranno nel nuovo Mortal Kombat 11. In questo caso prima di tutto Cyborg, Sub-Zero, ho sbagliato nome, è bello, queste sono già le versioni vintage classiche. Sub-Zero, Scorpion, Reptile, abbiamo Ermac, Rain. Allora, posso già dire che Sub-Zero e Scorpion già lo sappiamo. Reptile non si sa nulla, ma si sapeva che ci sta un doppiatore spagnolo che una volta ha fatto lamentele, poi su Twitch se non sbaglio, per il fatto che avevano chiamato per doppiare Reptile per Mortal Kombat 11 ed avevano cambiato e chiamato un altro doppiatore. Quindi sicuramente ci sta. L'unica cosa, non si sa se sarà un DLC o un personaggio di base nei 25 personaggi giocabili. Sì, perché già confermiamo che sono 25 personaggi giocabili Mortal Kombat 11, più consideriamo anche che ci sta il Shao Kahn come personaggio extra, quindi 26, e aggiungiamo più 6 perché ci sta il DLC dei combattenti, quindi siamo a 32 personaggi giocabili, e non è poco. Poi avremo sicuramente un altro futuro DLC, quindi aumenteranno personaggi o aspetti estetici o comunque qualche personaggio horror. Allora, tornando a noi, poi abbiamo Ermac, che come personaggio non sappiamo se ci sarà, ma crediamo di no. Rain è stato confermato. Per chi non conosce i personaggi di Mortal Kombat, dovete sapere che Sub-Zero è di ghiaccio, lui è di fuoco, lui è acido, veleno, lui è spirituale, sì, proprio amen, le cose del tipo la forza sia con te, amen, infatti tutto pieno di spiriti. Lui, Rain, dal nome pioggia, è acqua. Sì, uno direbbe perché viola, era per differenziare col ghiaccio. Poi abbiamo Tremor, un personaggio che si vede proprio nei vecchi Mortal Kombat e poi è stato riproposto nel 10. No, non uscirà in Mortal Kombat 11, ne dubito fortemente, anche se ci sta un Ter come personaggio nuovo che molti ipotizzano il nome Terra, che è riferito magari a un personaggio discendente del suo clan. Smoke, può darsi che è fattibile come personaggio giocabile nel 2001, cioè del Mortal Kombat 11. Noob Saibot, madonna questo personaggio, fratello di Sub-Zero, il vero Sub-Zero, tutto un casino esagerato. Chameleon, mamma mia, questo è un personaggio che si è visto nel 2 e nel 3. Personaggio pure speciale, lo dovevi pure sbloccare. Molto particolare, hanno fatto arcobaleno non perché si vede arcobaleno il personaggio, ma bensì perché cambiava colore nel combattimento, quindi richiamava moltissimo gli altri personaggi. Poi abbiamo Cyrax e giustamente Sector. Sì, hanno fatto queste due versioni che somigliano infatti a come cacchio si chiamano, a Ermac e a Scorpion, ma non ci fate caso, non è affatto vero, cambiano pochi stili di combattimento. E poi queste erano le versioni per i, non per i clan, perché questi sono entrambi Linquay, che giustamente ci fa parte anche Sub-Zero. Cambiano i colori per differenziarli, perché sennò era un casino. Ah, poi i personaggi femminili, Kitana, che ci sarà sicuramente. Loro due sono un punto interrogativo in Mortal Kombat 11, però c'è una buona probabilità che li metteranno, perché sono sempre stati Cyborg dal 10 e 9, dal 9 al 10, però nel 9 si vede anche la versione umana, quindi chissà. Se confermano Noob Saibot, che hanno probabilmente confermato al 100%, allora sicuramente saranno divisi anche loro due,
perché Noob Saibot è uno dei primi cyborg che vengono usati da Liu Kang. Stessa cosa, verrà sostituito anche Smoke come cyborg e si vede nel 10, il famoso Triborg. Ci arriveremo anche a Triborg, tranquilli. Stessa cosa Cyrax e Sector. Le versioni le abbiamo giù robotiche, poi mo ci passiamo. Poi abbiamo Kitana, Tanya, Jade, Scarlet, Milena, Camille. Guarda caso, camaleonte femminile, sì. Cambia di poco, ma è camaleonte. Bene, se notate, tutti i personaggi hanno gli stessi colori, in ordine. Kitana è azzurra, blu, quasi come Sub-Zero. Tanya è identico a Scorpio e usa pratiche di fuoco. Jade pratica un po' più magia, quindi niente acido, però è verde come Reptile. Scarlet, rossa, però è più una dominatrice strega, va sul sangue. Infatti è però lo stesso colore di Erna. Viola, Milena, che ha lo stesso colore di Rain. Uno direbbe, perché hanno fatto sta cosa? Sono dello stesso clan? No, per niente. L'hanno fatto per... come posso dire, per differenziare i suoi personaggi, perché poi quando si usavano nei giochi, nei videogiochi, nel videogioco originale, perché non erano tutti così, erano diversi, nei vecchi Mortal Kombat ne erano in 6, poi successivamente sono passati a 8, successivamente ancora a 10 combattenti, quindi sono stati più aggiunti nel tempo i personaggi con rispiegare bene la trama o aggiornarla. Bene, muoio. E quindi questi personaggi sono apparsi pian piano e giustamente chi li vede dice: oddio, ma sono uguali, tranquilli, hanno fatto lo stesso trucco del colore per facilitare. Infatti, se notate, mancano giustamente la versione grigia e scura nera dei personaggi femminili, perché giustamente non ci sono. Questo significa che i standard erano questi. Poi abbiamo, Chameleon, che è identico a Core. Poi arriviamo a questo. Guardate, sembra che l'hanno fatta apposta questa cosa. Sub-Zero Cyborg. Sì, ci sta, cosa che si vede per la prima volta a Mortal Kombat 9. Allora, il fatto è questo. Segue anche la trama, i personaggi seguono una trama, quindi bene o male ci sono per un determinato motivo. Sub-Zero e Sub-Zero Cyborg sono stessi sono entrambi la stessa cosa. Però c'è una differenza, che lui, Sub-Zero, sarebbe Noob. Questo qui. Poi c'è il fratello e lo vedremo successivamente dopo. Cyrax, l'abbiamo visto prima umano. Sector, versione robotica. Vedete? Poi abbiamo Smoke. Eccolo qua, il famoso Smoke che vi ho detto. Eccolo qui. E poi abbiamo Triborg. Allora... questa cosa mi è piaciuta di questi fan che hanno fatto sta cosa di Triborg versione arcobaleno. Ve lo spiego subito perché se nel 10 Triborg in teoria è uno solo, perché infatti i personaggi quando si interpretano con Triborg lo chiamano Triborg, no? Anche se sceglievi Sector o Cyrax, quelli non chiamavano per nome Cyrax o Sector, ma bensì li chiamavano comunque Triborg. C'è una spiegazione, Triborg è uno e lui riusciva a imitare anche le azioni di Sector e Cyrax. Quindi questo che significa? Che è un camaleonte di imitazione di combattimento. Stessa cosa vale per Chameleon e Chameleon, versione femminile. Bella trovata, siete stati bravi. Ecco perché io non capivo per quale motivo, se sceglievi uno stile di combattimento, bene o male era la stessa cosa, quasi. Perché giustamente il personaggio è lo stesso, cambia lo stile, non cambia il personaggio. Bravi, siete stati brutti. Liu Kang, per forza, ci sta. A proposito, giustamente, io in Mortal Kombat 11, io penso che questo, giustamente anche questo, infine questo, no anzi, 1, 2, 3 e 4, saranno sicuramente aspetti estetici se metteranno giustamente Cyrax umano, Sector umano e ovviamente non ci dimentichiamo Sub-Zero. Però uno mo dirà: ma scusami, perché pensi che dovrebbe essere anche versione robotica umana? Semplice, perché la campagna della storia porta a questo. Anzi, neanche Sub-Zero Cyborg dovrebbe essere il fratello in teoria, non lui, perché poi dovrebbe fare Noob Saibot, poi Saibot, guarda caso si chiama Saibot, perché avrà una versione robotica anche lui.
Quindi è tutto un passaggio storico, un casino questo personaggio. Comunque, poi, quindi possiamo, se mettono Cyrax e Sector, dovrebbe confermare lui e lui. Ovviamente non in questa versione, ma versione aggiornata del Mortal Kombat 9 e il 10, giustamente. Quindi anche lui. Poi abbiamo, vabbè, Liu Kang ci sarà per forza protagonista, Kung Lao pure, Raiden, è ovvio. Hanno confermato Fujin, perché per chi non sa chi è Fujin, Fujin è il dio del vento, quindi questo del tuone, fulmine, saette, Zeus, è lui, Fujin del... che poi Fujin mi fa ricordare tanto il monte Fuji, vabbè, giustamente. Poi Johnny K, purtroppo, cioè sì, cioè, purtroppo ci sarà, beh, mi dispiace per tutti, vabbè, è un personaggio anche protagonista del primo Mortal Kombat. Sonya Blade, sì, abbiamo visto già nel gioco, quindi ci sta. Sì, ci sarà anche... sì, problemi di account, fanculo. Dicevo, scusatemi. Poi abbiamo... non perdiamo il filo. Oh. Poi abbiamo Jax. Jax ci sarà, per forza, almeno ipotizziamo. Ci dovrebbe stare, in teoria. O sarà almeno come DLC. Striker è un amico di Cabal. Quindi se hanno messo Cabal e hanno confermato che ci sarà, anzi non è che ci sarà, hanno fatto poi il gameplay, può darsi che ci sarà anche lui. Ovvio, vedendolo così sembra un tipo, boh, non l'ho mai capito che somiglia. Qua non somiglia neanche a un corpo di polizia e di forze speciali come come si vede nel 9. Ecco qua Sub-Zero, attenzione, Sub-Zero. Ecco perché la gente si confondeva anche tempo fa rispetto a dal 9, che il 9 hanno un po' specificato, anzi del 10 hanno anche rispiegato bene la situazione. Questo sì, lo so che è Sub-Zero, però il vero nome è Tundra. Guarda caso, il suo vero nome è Tundra. E lui diventerebbe, in teoria, questo qua. Perché uno dice, allora perché questo si chiama Sub-Zero? Perché lui si fa chiamare poi Sub-Zero, perché Sub-Zero, l'originale, ovvero futuro Noob Saibot, viene ammazzato da Scorpio. Tutto situazione di clan, ragazzi, è tutto normale, tutto normale. Questo è meglio di Beautiful, ragazzi. Allora, Nightwolf, non si sa se ci sarà. Stessa cosa, Kenshi, non si sa se ci sarà. Ah, Janek. Ecco, mo vedete, il personaggio è un po' come immagine anche strana del tipo che da dove sono usciti. Alcuni personaggi sono di Mortal Kombat 8, oltretutto, quindi tranquillo, è normale. Jarek, non si sa, può darsi pure, ma non si sa. Kano, per forza, perché se si mette Sonya Blade, perché questo me l'ha detto un mio amico, se si mette un personaggio ci sarà per forza l'altro, perché sono antagonisti a prescindere. Sonya, Kano, per forza. Se mettono per esempio Cabal, per forza metteranno forse Striker, forse, perché vanno a coppia. Stessa cosa, se metto Johnny Cage, posso mettere benissimo un cattivo principale di Mortal Kombat, Goro, posso mettere tanti altri personaggi che vanno a braccetto. Quindi Goro ci starà sicuro, anche che non si saprà come. Sì, lo so, molti hanno visto qualche gameplay ultimi, come quello proprio con Jade, perché è uscito proprio Jade. E Jade sarebbe la ragazza vestita in verde. E hanno visto Goro morto. Però noi sappiamo che il nuovo personaggio Cronica è un dio del tempo. Quindi si è già capito l'andazzo di Mortal Kombat 11. Andranno avanti e indietro nel tempo, forse anche nel futuro, probabilmente, non si sa. Perché devono cambiare la situazione dei casini che ha fatto Raiden. Sì, Raiden ha fatto solo casini in Mortal Kombat 9 e 10. Cioè ha scombussolato tutto il spazio-tempo che aveva creato Cronica. Sì, Cronica gli sta sul cacchio proprio, la terra deve essere invasa da Shokan. Errore mio, questi nomi sono vero simili. Shokan, ovvero il famoso imperatore Shokan, eccolo qua. Però Raiden rompe leggermente le scatole e dice: no, parte col Mortal Kombat, dobbiamo far vincere lui, dobbiamo sconfiggerlo. E infatti poi l'hanno sconfitto, è successo tutto quel casino, bla bla, per colpa di questi due disgraziati. Poi ci arriviamo.
E niente, il cronaca si è leggermente girate le cose, ha detto no, mo facciamo un viaggio nel tempo e dobbiamo ritornare indietro e cercare che Raiden non impazzisca e non diventa oscuro, ma nello stesso tempo deve far vincere Shokan. Ecco perché secondo me per il preordine dice ok, se lo compri il gioco avrai Shokan. Quindi tutti sono rimasti scioccati quando è uscito Shokan, questo gioco di parole ancora sta continuando e sta diventando fastidioso. E quindi che però sapete perché dico che è tutto un mix? Perché con Shokan che hanno fatto il preordine hanno confermato che ci sarà anche Kotal Kahn, il successore di lui, Shokan. Quindi vedere due imperatori, un falso imperatore, un imperatore, sicuramente rimetteranno Milena, metteranno molti personaggi che sono standard per forza. Infatti dicono che se metto Kitana è scontato che metto Milena. È tutto un gioco di doppi personaggi. Stessa cosa se mettono, non riesco più a muovere, ecco qua, Baraka, e l'hanno messo. Sicuramente ci sarà un personaggio avversario d'obbligo contro Baraka, un personaggio contro o che sta in coppia con Baraka. Basta vedere Sub-Zero e Scorpion vanno a braccetto. Bene, continuiamo. Reiko, non so chi è, però l'avevo già sentito, questo forse qualche fan di Mortal Kombat più classico lo conosce. Vabbè, Shiva, Goro, ovviamente, Kintaro. Allora, Kintaro e Goro si vede in Mortal Kombat 9 e mi sembra che vengono pure anche questo, anche Shiva, e vengono usati tutti e tre come mini boss oltretutto, ma vengono usati anche come personaggi giocabili dopo aver finito la campagna. Motaro, l'ultima volta che è apparso questo personaggio è stato in Mortal Kombat 8, modificato pure non avendo più tutto un corpo da centauro, perché è un mostro a quattro gambe, è passato a due direttamente, non me lo chiedete perché, vabbè. Però non sappiamo se questi ci saranno. Goro sicuro, magari ci sarà Kintaro, che è da un bel pezzo che non si vede, o anche Shiva. È da vedere. Poi abbiamo Shang Tsung, disgraziato. Lui probabilmente ci sarà, ma in ambito trama ci dovrebbe stare. Attenzione, sottolineo, in ambito trama. Shindel, madonna, è scritto male. Shindel, aspetta, non è con due, vabbè, non lo so. Shindel è la principessa, giustamente, lui è imperatore, lei è imperatrice. Quindi vanno forse a braccetto, possono andare a braccetto. Fujin, questa è la versione di Mortal Kombat 10, per chi non l'ha capito. Ecco perché ho detto, qua richiama tutti i personaggi di tutte le versioni. Questo classico, questo moderno, infatti nel 10 si vede. Oniro, non so chi è, Oniro, che dovrebbe essere in realtà quel personaggio che si vede in uno stage di Mortal Kombat classico, che sta lì appeso vicino a un buco nero, dovrebbe essere lui, però non mi ricordo. Sarena si vede in Mortal Kombat 10, come trama, ma non si, non si gioca dall'8, perché nel 9 non c'è, però appare in qualche stage sta disgraziata. Ah, Queen Ki e Shinnok. Shinnok lo da prescindere, eppure Queen Ki, Quan Chi, ecco. Allora, lo so, uno dice ma che è tutti questi personaggi, voglio dei gaming, con calma. E Quan Chi, sapete che per colpa sua Scorpion e Sub-Zero si scannano, vero? Lui ha ammazzato il clan di... Ho fatto uno spoiler, lo so, però chi vede questo video saprà anche bene la trama delle situazioni. Per questo che ci sta un conflitto tra clan, già c'era, però c'era una questione di rispetto. Lui invece ha rotto le scatole che diceva no, io voglio un generale del mio esercito dei non morti. Scorpion diventa poi un'anima corrotta e cattiva, malvagia, vendicativa, praticamente Jason. Infatti però ci sta questa similitudine in Mortal Kombat 10 e niente, diventa onnipotente, un non morto, eccetera eccetera. Shinnok, rottura di scatole, un semidio o un dio anziano, e in teoria però dettagli, è stato mandato via dagli altri dio anziano, là chi se frega. Lo so che uno mo si mette a ridere e dice cos'è sta, com'è che Shinnok? Questa dovrebbe essere la versione corrotta di Shinnok, ma secondo me l'ha fatto un bambino, ha detto non sapevo cosa fare, disegniamo qualcosa. E hanno fatto versione demoniaca, che poi non so se effettivamente esisteva. Io sto zitto, lascio stare, non voglio sapere nulla, ma non credo proprio. Ruby, poi abbiamo Ruby, non so chi è,
Ruby, però esiste questo personaggio, che infatti uno si può confondere con Scarlet. Infatti Combo Dai l'ho sentito come nome, ma non so chi è. Li Mei dovrebbe essere dello stesso clan di Rain. Milei, Li Mei, Rei, cioè c'è stato credo con gioco di parole, però dovrebbe essere lo stesso clan. Ecco, loro due sì. Infatti con lei mi confondevo con chi? Con Milena, perché pensavo che no. Dramin, un personaggio puzzolente con una mazza che vabbè. Questo andava in realtà in coppia con Myth, che sono due guardie dell'oltretomba. Però ci stava anche un altro gigante, un gargoyle, che infatti si vede in Mortal Kombat 7 e 8. Ma nello stesso tempo si è intravisto nell'11, però un cadavere vicino a Goro oltretutto, molto interessante. Magari lo metteranno. Sì, io mo sto parlando e lo so, uno mi sta dicendo però non ci stai dicendo chi sarà giocabile e chi no. Bene, lui sarà giocabile, lui forse. Lui giustamente sì, Fuji, perché sarà giocabile. Loro due probabilmente sì, per forza, perché sono dei personaggi troppo principali nella saga di Mortal Kombat. E poi lui, anche se ha fatto una brutta fine nel 10, si ipotizza che nell'11 dovrebbe ritornare. Shinnok probabile, anche solo la testa, però. Se si parla del viaggio nel tempo, molti personaggi saranno giocabili, e a me quelli principali. Sarena non lo so, io spero di sì, perché l'amavo come personaggio. È una bella darkettona, loro due non li conosco, ne dubito. Lui forse hanno detto che ci sarà, ma non so perché, ma forse ci sarà. Ermac, versione Mortal Kombat attuale 10. Vabbè, però Ermac abbiamo detto che non ci sarà, Ermac, scusate. Però può darsi che ci sarà come versione, come DLC. Smoke, versione Mortal Kombat dal 4 in poi, se non sbaglio. Versione pure in 3D, E infatti andava a braccetto con Noob, infatti andava una coppia. Otaru, ecco un altro bel personaggio, però non credo che lo metteranno. Frost, hanno detto che forse ci sarà, molto interessante, che sarebbe una discepola di Sub-Zero, il fratello, non l'originale, il fratello, Queen Tundra. Reptile, versione Mortal Kombat 10, però versione classica, vintage. Vabbè, Kitana vintage, Milena vintage, Jade vintage, oddio Cassie Cage da picchiarla male. Kodan Khan, sì, perché lei ci sarà. Purtroppo sì, si è visto nel trailer, la storia ci sarà sicuro. Ci sarà anche lui. Jade è stato già confermato, Milena per forza, Kitana per forza, che se c'è anche Kitana che ci sta nel trailer, ovviamente metteranno prima o poi Milena, al di là che nella trama del 10 è morta, ma come DLC, ma come ripeto, fanno viaggi nel tempo, ci saranno. Chrome, non so chi è. Poi abbiamo, vabbè, i DLC. Jason, vabbè, è un DLC, come giustamente Freddy's e Leatherface. Alien, manca il Predator in teoria, però sappiamo che Alien e Predator forse non ci saranno a prescindere, perché sono stati chiesti di metterli come personaggi specifici, speciali. Però giustamente i personaggi horror dicono che forse posso anche ritornare, non sarebbe malvagio rivederli, E poi la gente si divertiva tantissimo. Bihan, che non mi piace questo Bihan, perché in teoria questo è il volto della versione di Noob di Mortal Kombat 9. Smoke, versione vintage. Hydro, non so chi cacchio è, infatti questo chi è, alcuni sono pure modificati ma non so chi sono. Può essere che esiste, però boh. Cyrax, versione aggiornato di Mortal Kombat 8. Sector, aggiornato in versione Mortal Kombat 8, che poi non è proprio così, è un po' verosimile a lui, però dettagli. Qua hanno cambiato poi la visiera. Sub-Zero, questa è una versione skinnato Scorpion con la maschera a coso. Ermax, sì, questi sono gli aspetti. Smoke, questa è la versione del 9 che ha i capelli che volano. Tremor, classico vintage. Kung Lao un'altra volta, versione classico. Shiva con la maschera, sì, perché mo qua fanno vedere gli aspetti estetici, ecco che ne sono tanti. Sub-Zero classico, con la tuta, Scorpio, Reptile, Magio, praticamente loro un'altra volta. Kitana, Milena, bla bla, sono sempre loro. Yu Kang, versione film. Kung Lao, Johnny Cage, versione film.
Jax senza le braccia cibernetiche, ci può stare. Shang Tsung in alta volta versione film, più o meno. Hornbook, non so chi cacchi è. Acqua, non so chi cacchi è, ma non mi interessa. Sang, dovrebbe essere Shang Tsung, dovrebbe essere versione prima di diventare, no, non credo proprio, non lo so. Comunque Sub-Zero, Scorpio, versione ancora più vintage, come, perché queste hanno pure le skins di imbecilli, di sti bastardi, no? Jason, giustamente facciamo like da boss, già è già un personaggio fastidiosissimo, no? Nel 10 è già un personaggio illegale, figurati con due armi, ascia, va bene. Liu Kang, Raiden, versione classico, questi sono i classici proprio, mamma mia, proprio le versioni vintage del primo e del 2. Kano, sì, Shark, vecchio, giustamente, perché lui ruba le anime prima di, per diventare così, capito? Prima è così, poi ti ruba le anime, diventa figo. Johnny Cage, o non so chi sei, Flame un'altra volta. Poi scendendo, che non si vede, ci sta Ermac, versione Cyborg, Acid, che dovrebbe essere Reptile, un'altra volta Flame, Hydro, Scorpion, Sector, Leviathan, non so chi è, Cyber Reptile è lui. Allora quell'altro Acid, vabbè, non mi interessa. Monitor, Micro, Cyborg, questo è Cyborg, Cyborg, cioè versione Cyborg donna. Ci sta, vi spiego il perché, perché nel finale di Triborg nel 10 conferma che lui vuole creare un nuovo clan che non mi ricordo più come si chiama, e lui si fa chiamare un altro nome oltretutto, che è il fondatore, e lui creerà tutti i cyborg di tutti i combattenti di Mortal Kombat. Quindi Cyborg è generico, ma potrebbe essere versione Kitana, versione Milena, versione stessa cosa tutti gli altri cyborg. Infatti qua ne sono tantissimi. Hydro, Noob Saibot, eccolo qua, Noob Saibot, che così è il suo vero nome. Cyborg classico, sono sempre i guerrieri, quelli là di Lin Kuei, tutti grigi infatti sono, e infatti poi verranno sostituiti dai cyborg. Cyborg Tremor, giustamente, Rain, e vabbè, poi Ermac. Allora, come state notando, sì, sono sceso molto più giù perché sono tanti di quei personaggi che hanno quindi ricordiamoci che la versione cyborg verrà messa per forza in certe occasioni, perché sono personaggi che sono stati ricostruiti però con lo stile di combattimento, non è che sono veramente loro, alcuni non lo sono proprio. Quindi rispetto a Noob Saibot, che è stato convertito a robot, stessa cosa Cyborg, o Sector, Cyrax, o Smoke, gli altri non sono stati convertiti, però verranno richiamati con quello stile. Ovvio, alcuni dicono, ma come fanno se alcuni usano poteri? Tranquilli che con la tecnologia fantascientifica che hanno messo, quelli sanno fare già il teletrasporto, come, quindi possono imitare il potere di Scorpion quando vogliono. Poi Ninja Flame, Scorpion, sono tutte le altre versioni, no? Giustamente. Vedete, Chameleon cambiano pure le versioni delle skin, no? Disgraziati, Ermac, tutte le versioni hanno fatto. She-Wolf pure, che cacchio, vabbè, ma questi sono personaggi che io non conosco, credo che non esistano. Sì, questi sono dei DLC che hanno messo i panni. Kung Fury, Kenshi, vabbè, Kenshi versione torneo, ci sta. Kay, non so chi è, Cassie Kay, tutto, e basta. E ritorniamo, basta, finito. Abbiamo perso quasi più di un bel po' di minuti. Bene, io voglio far durare almeno 20 minuti il gaming. E facciamo una cosa simpatica. Che ne dite se mettiamo lui contro... in realtà non è contro, perché volevo farvi vedere i personaggi. Vorrei farvi vedere qualche modello. Chi vi posso far vedere? Così vedete, così capirete come sono in stile vintage. Prendiamo... Guarda come sono belli, li vengono ridisegnati in questo modo e sono bellissimi. Vedete? Hanno fatto pure la versione di Mortal Kombat 10. Allora, vediamo se riesco a fare qualcosa. Sì, vabbè, questo è allenamento, però... LOL.
voglio farvi vedere perché tutti questi personaggi sono palesemente uguali. Basta che prende lui. Vabbè, versione cyber, no? Togliamo questo mago. Vediamo. Sub-Zero, no, voglio farvi vedere il perché gli altri somigliano molto. Subito, con questo. Ecco il perché. Hanno fatto le skin di caratteristiche estetiche differenti. Alcuni sono che richiamano il film, vedete? Sono stati bravi. Sono stati veramente, complimenti, bravi. Facciamo con lui. Vedete? Hanno fatto tutti i stili, film, serie TV e cose varie. Ok. Che bel luogo, video, bello. Vediamo qualche altro personaggio. No, vabbè, qualche altro personaggio col cappio. Facciamo così, facciamo un bel arcade. Che personaggio scegliamo? Sì, quello. Usiamo Trimor. Sì, uno può dire, beh, aspetta, sono così tanti personaggi. Sì, ragazzi, sono tanti personaggi. Cyborg, abbiamo poi il Cyborg, ragazzi. No, cosa ho fatto? Ma fregato. No, aspetta, fermati, fermati. Ah, il fuoco è stato. Fermati, ma cosa è? Fermati. Ma dai. Oh, sto giocando a livello difficile, calma. So giocare a sto gioco. Aspetta, stai fermo, calmati. Bon, Boro. Ti devi calmare. Porca. Ah! Aspetta, non so giocare. Vedete che Tribal cambia colore ogni volta. Dai, vabbè. Ma cos'è? Non so giocare, ragazzi. Normale, normale. Ma che ah, madonna, bellissimo il Breaker. Bellissimo. Che cosa ho fatto? Bellissimo con Smoke. Avete visto che cosa succede con Smoke? Sono stato bravo e non mi chiedete come ho fatto, ma vi assicuro che è stato difficile. Madonna. No, volevi colpirmi. Tu sei solo un cyborg. Sei il primo livello, ma stiamo scherzando. Ah, madonna. Ma cos'è? Ma cos'è? Stai calmo. Devi stare calmo. Porca miseria. No, madonna. Ma cos'è? No, è difficile. Cioè, io... Vabbè, chi... Basta. Aia, finisci. Ma grazie, è stato gentile, clemente è stato. Cambiamo personaggio. Game over, lo so. Lo so che è game. Lo so che è game over, quello è il problema. Lo so che è game over. Allora, single. Io no, il game mode, questa è una cosa che forse hanno aggiunto loro. Single, simulator. Io credo che puoi usare più di un personaggio. Vediamo un po'. Sì, mo sono disgraziato. Metto due personaggi. Oddio, bellissimo. Versione, beh, giusto. Oh, cosa? Aia, no, sai, no. Ah, ora ho capito come funziona. Ah, what? Visto. Non so che cosa ho fatto. Cosa? Dove? Aspetta, fermati, cosa? No! Cos'è? Devi stare calmo. Bellissimo che la versione di Freddy è in tridimensionale, mentre a me no, sono morto malissimo comunque. Fight! Ho capito, però. Io ho fatto veramente schifo. No. Calmati. Madonna. Ma cos'è? Devi stare calmo. Oh, questo è il livello di medio, Giuro che non me l'aspettavo. Qualcos'altro. Finisci. Ah, pure la fatality. Pure la fatality. Non ci fai. Scusatemi, ma sto ridendo tantissimo. Non me l'aspettavo. No, è bellissimo. No, vi giuro, è stupendo. Fermi, fermi, è stupendo. Dov'è? Rifacciamo, facciamo stavolta. Madonna, sto morendo, fermi. Ah, uno, due.
vedete Sector versione originale, cioè originale, scusate, aggiornato. Che cacchio di brutto salto che ti sei appena fatto. Ah, Breaker, però è bellissimo, però lo ammetto, mi piace tantissimo. Sì, uno direbbe come, aspetta, tu stai già giocando dalla prima volta, tecnicamente sì. Quanto amore. Dai, Sector, fai qualcosa. Bob, fai qualcosa. Ma cos'è? No, ma io non sono proprio bravo a giocare, porca miseria. Ah, sono riuscito a fare un Breaker, stranamente. No, non lo so, non lo so poi bravo. Bella baracca, bella. No, non so poi giocare. Per niente. Aspetta, facciamo una cosa così, aspetta, rimettiamo... Ah, ho capito. Single, ah, ho capito. In senso che posso giocare single, però posso scegliere la versione della modalità di gioco. Ah, io sono curioso di vedere Jesse Cage. Un personaggio a capo. Aspetta, non volevo questa. Aspetta. Ho sbagliato. Vabbè, che Jesse Cage può anche morire. Però, Jesse Cage. Però, cazzarola, aspetta. Qualcuno mi deve... Vi dovete calmare. Ah, guarda come sono contenti, tutti e due. Questo è bellissimo. Allora, va bene. Qualcosa mi dice che Jesse sta facendo una brutta fine. Ma giusto per... Ho sbagliato un pochettino. Riproponiamo Cyrax. Ah, ecco, così vedi la storia del personaggio. No, aspetta. Ah, sì, per forza, perché dovete stare calmi. Cyrax. Bellissimo, i due Cyrax. Avete visto i due Cyrax? Che bello! Che bello, bellissima sta cosa! Ma cos'è? È stupendo! È bellissimo, ragazzi! Voi non ci credete, ma sto ridendo! È bellissimo, è bellissimo! Voi non capite nulla, ma è bellissimo! No! Volevi! È bellissimo sta modalità! Vabbè, sta facendo tutto l'NPC praticamente, però... Quasi! Bella, grazie! Bella. Ok, chi è che va? Bellissimo. È bellissimo, raga. È stupendo. Rifacciamolo. È troppo bello. Aia. Aia, Jade fa male. C'ha leggermente fatto per tu. Io sono il Triborg. Tutte e due. Ma cosa? No. Faccio talmente schifo che ma no. Bella. Dai, facciamo qualcosa di figo. Ah, è morta Jessie. Jade. Bellissimo. No, è stupendo, raga. È stupendo proprio. Comunque io sono cretino. Mo sto notando che ho messo di 20... Madonna. Ma io sono cretino. Mo ho notato che sta durando di più la partita, perché mo sto notando che ho fatto perdere effettivamente molto tempo. E sono già quasi passato 20 minuti qualcosa, perché io sono cretino, ho messo 19 ore e in generale e sta scorrendo il tempo e mo ho notato che sono a 21 minuti in realtà. Ok, dopo questo stacchiamo. È bellissimo, è bellissimo proprio, raga. No, è troppo bello sta cosa. No, è una modalità di gioco divertente. Oddio, ma questo è blue screen, cioè proprio del tipo dove i... Questo è un riferimento al fatto che quando si facevano i vecchi Mortal Kombat c'erano veramente degli attori che facevano le mosse, i combattimenti, le azioni. Ah, ma io tecnicamente sono morto. Sono cretino perché sono morto con la lanterna. Stavo cercando di far muovere. Bella. Bene, dai, stoppiamo qua. È stato veramente divertentissimo, raga. Divertentissimo. Fare altri giochi con questo. Sicuro. Bene, qui vi saluto, qui Delta 28, passo e chiudo. No, è stato veramente uno spasso.